Per quanto riguarda l'acquerello, nella realizzazione del disegno bisogna essere molto attenti a non rendere le linee eccessivamente incise, perché una delle cose principali che dobbiamo stare attenti è a non rovinare il foglio, perché nell'acquerello se premiamo troppo, se pressiamo troppo con la matita sul foglio, che cosa succede? Che resta quel segno che è bruttino, insomma. Oltretutto, dobbiamo cercare di sintetizzare un po' dove ci sono le luci principali per avere un riferimento da utilizzare quando mettiamo i colori, insomma, per non andare troppo nel colore scuro e poi dopo non possiamo più tornare indietro. Dunque, realizziamo un disegno abbastanza soft. Quando tenete la matita in mano, non la tenete come se fosse una penna, perché vedete, io non posso vedere bene dove vado a finire, ma invece la matita va mantenuta in questo modo proprio per avere una mano più sciolta. Vedete se devo tracciare una linea dritta o curva, vedete la matita. All'inizio è un po' difficile, però io ogni tanto, ad esempio in piccoli particolari, pure io la giro la matita, non c'è assolutamente nessun problema. Però non conviene tenere la matita in questo modo sempre, ma specialmente nelle linee di costruzione teniamola nel modo giusto. Questa è una matita, non è una penna. Il problema più grosso nell'esecuzione di questo acquerello sarà sicuramente realizzare il contorno qua della figura, perché ci sono tutti questi peletti così e bisognerà fare una scelta se rendere questa zona del cielo azzurrino, se continuare tutto lo sfondo uguale, forse sarà ancora meglio perché viene più omogeneo il tutto. Voi quando realizzate l'acquerello, comunque dovete pensare al risultato finale, al di là dell'immagine che teniamo. Per cui molto importante è rendere l'acquerello, poi il tutto, insomma, copiare l'immagine non ci interessa. Questo che ci interessa prima di tutto è di rendere questo nostro acquerello, a parte credibile come immagine, se non c'è una cosa o un'altra, non ci interessa. Noi ci interessa che il nostro acquerello abbia una sua coerenza pittorica. La prima cosa da fare, io mi concentro un po' sui dettagli. Vedete qua il naso come se fosse diviso geometricamente, proprio dobbiamo tagliare in questo punto. Una cosa che volevo raccomandare è di studiare bene l'anatomia del cane. Molto spesso vedo realizzate dei nasi, che poi è il tartufo, detto tartufo, del cane realizzato in maniera proprio sbagliata. Si dedica poca attenzione a quello che è l'anatomia proprio del soggetto e dunque bisogna stare molto attenti a disegnare il naso. Capire bene come è fatto. Io dedico parecchio tempo a questi dettagli perché sono importanti. Dobbiamo capire bene come realizzarli per descrivere bene l'animale. Qua vedete, questo è come se tagliassi in due il musetto qua. Vedete, questa è come una linea che taglia in due e taglia in due la testa completa. Nel disegno dell'acquerello bisogna fare una sintesi della forma, avere una mano morbida, questo è fondamentale. Vedete, io ogni tanto giro la matita, non c'è problema, ma quando tracciamo le linee bisogna tenerle in questo modo.
A volte faccio pure così, però nel disegno dal vero, cioè se dovessi realizzare un disegno fine a se stesso, cioè come disegno, non lo farei mai. Perché? Perché perdiamo un po' di quello che è la grafica, la bellezza della grafica. Adesso mi serve solamente una macchia scura, non mi interessa la grafica, mi interessa semplicemente un aiuto al mio dipinto, per cui tranquillamente vado pure a fare così, non c'è problema. Adesso l'occhio, bisogna essere molto attenti a capire bene che cosa c'è sotto l'occhio, cioè sotto quello che noi vediamo dell'occhio, perché l'occhio, qua sotto c'è una sfera, c'è una sfera. Dunque, vedete che anche la palpebra superiore e la palpebra inferiore raccontano di qualcosa che è sotto, al di sotto. Bisogna pensare che sotto ci sta questa sfera e poi c'è una pellicola, una pelle, c'è questa pelle che lo ricopre e che accompagna la forma dell'occhio. E dunque siamo molto attenti nella descrizione, vedete, delle ombre e della forma che racconta dell'occhio, di un occhio che in questo caso sta guardando in questo lato, per cui è un po' girato. Anche questo è di fondamentale importanza nel disegno dal vero, perché spesso vedo degli occhi che in effetti sono sbagliati, perché di solito noi guardiamo solamente quello che ci appare, lo osserviamo superficialmente, ma c'è tutta una struttura da leggere in questo. Dunque, abbiamo detto che questa pupilla è girata, per cui diventa quasi un ovale, girata un po' in avanti, guarda in questo senso, da questo lato, e essendo leggermente infossato, che poi bisogna, quando si disegna un cane, in questo caso bisogna anche conoscere un po' del soggetto. Questo qua in particolare è un volpino di Pomerania. E il volpino di Pomerania, vedete, ha questo occhio un po' più infossato. Poi qua il difficile è che dobbiamo descrivere anche tutto questo pelo. Cioè un soggetto che offre degli ottimi spunti di studio tecnico per l'acquarello. Perché secondo me sarà una bella sfida rappresentare questo pelo con questa morbidezza, guardate, incredibile. E poi i colori. Realizzare questi colori ad acquarello non è una cosa facile. Se notate, qua c'è l'altro occhio che si intravede, giusto un poco poco, c'è proprio un poco di quest'altro occhio che si intravede ed anche un poco poco della palpebra. Chiaramente qua la struttura degli occhi fa così, gira così, in questo modo. E nell'ombra, vedete, disegnando l'ombra cominciamo a descrivere un po' la forma di questa testa, che non mi sembra molto facile da realizzare, però è sempre interessante. Noi disegniamo prima la forma, poi ci dedicheremo un po' più ai dettagli, pian piano.
questa zona qua risulterà tutta più in ombra e ce la segniamo per ricordarci. Vedete qua c'è sta tutta questa zona del muso. Pensate che tutte queste ombre ci aiutano a descrivere la forma. Qua avremo dei peli. Quando riguarda l'acquerello dovremo col fondo andare all'interno e lasciare i peli che vengono fuori. Cioè è con il colore che andiamo dentro e lasciamo le zone più chiare. Qua, questa zona qua è un po' più scura. E come vi dicevo, nell'acquerello molto importante è segnarsi le luci, le massime luci. Questa è un po' meno di leggera intensità, questa è un po' più forte. Forse è quasi la luce più forte di tutto il dipinto, più chiara, col massimo valore di intensità di chiaro di tutto il dipinto. Qua, questo qua comunque è tutto da abbassare di tono e ce lo segniamo così. In questa zona teniamo il mantello che cambia tono, però all'inizio vi farò vedere che nell'acquerello vi farò fare un'esecuzione un po' particolare. In realtà cominceremo a dipingere questo soggetto senza tenere presente di questo colore, ma solo di questo, che è il tono più chiaro, che poi andremo a colorare con una tinta trasparente che lascerà intravedere il modellato sottostante. Qua abbiamo del pelo. Sì, è tutto un batuffolo di pelo che stiamo realizzando, però sarà da questo punto di vista molto pittorico proprio per l'acquerello. È molto complesso. Solo dedichiamoci un po' piano piano a tutti questi dettagli. Vedete, nell'acquerello c'è bisogno di una mano, diciamo, particolare per quanto riguarda il disegno, perché si deve inseguire proprio quella morbidezza che poi si vuole ottenere nell'acquerello. Comunque questa è una zona, vedete, che mi vado a segnare per farvi capire che, ed anche per ricordare a me stesso, che questo è un piano, poi qua c'è l'altro piano che va, per cui bisogna dare questa sensazione che questa è la faccia anteriore del muso, la piattaforma anteriore del muso, che comprende il tartufo e questa zona avanti. Le facce laterali del muso sono queste, questa è la faccia laterale del muso e questa la parte superiore. Immaginatelo quasi come un fatto geometrico. Faccia laterale, piattaforma anteriore e questa è la faccia laterale del cane. Però questa è la faccia laterale del muso. Immaginatelo quasi come un fatto, come se fosse una figura geometrica.
Nell'acquerello che ha uno scopo descrittivo di una razza, di un animale, e del tipo di acquerello di cui ci stiamo interessando noi, cioè che guarda un po' alla descrizione, cioè tende un po' alla descrizione della razza, è molto importante capire bene il soggetto, studiare il soggetto per poi descrivere al meglio con l'acquerello. Io ho realizzato diversi acquerelli sui cani e vi posso assicurare che per realizzare l'acquerello di una razza bisogna conoscerla a fondo. E così non voglio dire che vi dovete comunque studiare per forza il volpino di Pomerania, però almeno documentarsi su che cosa, come è fatta la struttura del cranio, questa cosa qua. Vi assicuro che può ritornare utile. Dunque, io in questo momento non sto realizzando un disegno che come fine ha il disegno stesso, no, è un disegno di preparazione per l'acquerello, che non è assolutamente il classico disegno fine a se stesso, perché, vi ripeto, anche adesso io, per esempio, vedete, posso anche ammorbidire e velocizzare quella che è la grafica, perché io qua non ho bisogno di una grafica giusto per il disegno, per cui faccio delle cose che per il disegno non sarebbero accettabili, come ad esempio il fatto di sfumare col dito. Quella è la cosa più sbagliata che esiste nel disegno, diciamo, se dobbiamo realizzare un vero e proprio disegno, cioè fine a se stesso, il fine ultimo è il disegno e basta. Ma in questo caso acceleriamo, perché non ci serve ottenere quella bellissima grafica che avremmo dovuto ricercare se avessimo pensato di realizzare solo il disegno. Il fine è sempre realizzare un buon acquerello. Poi il resto, cioè, non ci interessa.